Ed ecco Luciano al Ma lavoro. cosa stai sempre a prendere foto, filmati? No, volevo invece, guardate, questa è, non è pollo, ma è È faraona, faraona. Poi ci sono i limoni e il rosmarino. Perché? Perché vi volevo dire una cosa. Una delle ricette più ricercate su Google, dai motori di ricerca, sì, vero, è la faraona al forno con patate, soprattutto in questo periodo che tutti cercate anche magari delle carni un po' diverse dal solito, pollo, tacchino. La faraona ve la consiglia, una carne veramente, carne nera la chiamano, no? Ed è una carne veramente eccezionale, ricca anche di proprietà ed è buonissima. Però adesso Luciano sta togliendo tutte le piumette che comunque poi passo un attimo sul fornello. E oggi però volevo raccontarvi un'altra ricetta meravigliosa che è la faraona in casseruola con rosmarino e limone. È veramente facilissima, buonissima, la potete cucinare prima ed è ottima per la cena, il pranzo di Natale, i giorni di festa. Ciao! Allora, mentre Luciano spreme il succo di limone, bravissimo. Sei bravissimo, la prima è andata tutto fuori, va bene, non ci ho messo più io invece preparo, ho preparato il brodo vegetale e ho messo a soffriggere l'aglio con il rosmarino e metà scorzette di limone grattugiate, fa già un profumo pazzesco, poi vi dico come fare il resto. Sentite che bel rumore, dopo 2 minuti abbiamo fatto il nostro primo soffritto, si mette la faraona a rosolare dalla parte della pelle che così perderà i suoi grassi per 5 minuti. Ah, che profumino! Allora, dopo 5 minuti che rosola la faraona, ho girato anche un po' i pezzi. Allora, adesso aggiungiamo l'altra scorzetta di limone. Prima ne avevo messo metà. Poi il sale. Il pepe. E il succo di limone spremuto da Luciano, che è più buono, Che eh? bravo che sono Che stato. bravo! Adesso alziamo un pochino e lasciamo leggermente evaporare. Ora aggiungo un mestolo di brodo vegetale, così. A questo punto si copre col coperchio e si lascia cuocere 30-40 minuti, controllando ogni tanto e mescolandola un po'. Se è troppo liquida, 10 minuti prima della fine della cottura, si toglie il coperchio, si alza un po' il fuoco che adesso si tiene a fuoco medio e si lascia evaporare. Verrà un bel sughetto, poi vi faccio vedere. Bene, adesso dopo circa mezz'ora, guardate che bello, adesso lo scopro e lascio cuocere ancora una decina di minuti. Qua ci siamo, Ah, vero? ci siamo, sì. Allora, possiamo spegnere e andare a Ancora servire. un attimo, Sai guarda. cosa ho fatto di contorno? Le patate viola bollite. Non si può una cosa normale, no? Viola, vedi, ma sei una cosa. Bellissima, spegni, spegni. Spegni. È pronta adesso, ho parecchiato, guarda le patate viola Eccole. con olio e limone, i carciofi, Arancioni. no, carciofi verdi bolliti, anzi cotti a vapore. E adesso inizio da te, eh. Guarda che bel pezzo, tenerissimo. Vuoi una coscetta, Sì, un'ala? coscetta, coscetta. Allora faccio Un così. conto breve. Eccoci qua.